Ciao Andrea, come stai? Mario, bene tu? Tutto molto bene. Dove siamo? Allora, siamo in realtà sotto la Torre Diamante del gruppo BNP Paribas. Ok, andiamo a vedere allora, a conoscere il tuo progetto. Volentieri, guarda. E come spiegheresti Floa in un minuto? Floa è una fintech che opera a livello internazionale già da 20 anni. Siamo leader in Francia nel segmento Buy Now Pay Later, ma proponiamo, diciamo, anche soluzioni di digital lending e pagamenti digitali a rate. Siamo una realtà internazionale oggi, conta circa 10.000 tra partner e punti vendita attivi con le nostre soluzioni, oltre 4 milioni di clienti. Ad oggi in realtà non siamo un player italiano nuovo, siamo in una fase di lancio sul mercato, spinti anche dall'ambizione del gruppo di far diventare Floa un leader internazionale presente in più paesi, tra cui l'Italia. La parola chiave è buy now e pay later. Come è cambiato il mondo dei pagamenti quando è arrivata questa soluzione? Cambiato tanto, tanto lato consumatore in primis e tanto lato merchant. Il mercato italiano tra l'altro è molto molto giovane su queste soluzioni, sono presenti sul mercato da poco più di 2 anni, quindi veramente recente. E invece al mercato, diciamo, europeo conta queste soluzioni già da diversi anni. Infatti Floa, che opera da oltre 20 anni, già le propone da 15 anni. In Francia a livello internazionale. Quindi ad oggi il mercato italiano sta rincorrendo questo gap e il consumatore le vede sempre più presenti queste soluzioni sugli e-commerce, ma anche comincia a vederli sul punto vendita fisico e vuole queste soluzioni. Guarda, abbiamo fatto uno studio, una survey con il nostro studio Kantar, che ci dice che praticamente l'82% dei clienti italiani ad oggi è disponibile a cambiare insegna e e-commerce nel momento in cui trova questa soluzione. Quindi vado su un e-commerce, voglio acquistare, esatto. Non c'è, cambio e-commerce e vado da un'altra parte dove c'è. Esattamente, quindi entra nella decisione d'acquisto e quindi di fatto permette anche al cliente di avere un'opzione in più di pagamento, evitare poi l'abbandono del carrello, perché c'è anche questa tematica che è al cuore di tutti gli e-commerce, e di fatto l'abbandono del carrello rappresenta proprio nella fase di pagamento quasi il 50% ad oggi del comportamento. Quindi scappare via da una pagina e quindi in questa maniera, avendo questa funzionalità, si mantiene il potenziale cliente lì pronto e lo si trasforma. Assolutamente. Quali sono le innovazioni proprio in questa tecnologia e proprio anche all'interno del mondo e-commerce, chiaramente? Ma ti dico, al cuore poi di queste soluzioni c'è la user experience e tutto quello che c'è di fatti al cuore di queste soluzioni è la tecnologia per renderla sempre più seamless e fruibile. Per darti un'idea, Floa tra l'altro ha vinto dei premi proprio legati alla user experience per ottimizzare e ridurre al minimo quelli che sono i passaggi durante il processo di richiesta della soluzione. Infatti noi proponiamo quello che è il one step, hai una sola pagina dove inserisci solo la carta di credito e hai un'accettazione immediata. Quindi tutto questo fa sì che l'esperienza di acquisto e l'esperienza di pagamento siano ottimizzati per ottimizzare quella che è la conversion rate poi per il merchant, perché alla fine deve essere win-win per tutti, win per il cliente che lo tiene, certo. E win per il merchant. Senti, a proposito di migliorie e anche di suggerimenti, no? Perché mi hai detto one step checkout, che è una parola chiave almeno degli ultimi anni per il mondo e-commerce, quali sono le caratteristiche che tu consigli lato anche Floa, immagino anche lato pagamenti, ma in generale caratteristiche di un ottimo e-commerce? Sicuramente l'attenzione alla customer journey è fondamentale. Il viaggio che deve fare il viaggio nel processo di acquisto, perché al di là di oggi comincia ad esserci un'altra tecnologia applicata agli e-commerce, anche quelli che nascono, diciamo più recenti, hanno sempre più investimenti nella qualità su come gestiscono l'assortimento, però tutto quello che è l'esperienza d'acquisto sul sito fino ad arrivare al pagamento è fondamentale nella conversion rate. Di fatto tutto quello che può essere ad esempio proposto durante la customer journey all'interno del sito, anche la parte di pagamento senza uscire dal sito stesso, quindi tecnologie come l'iframe, dove tu metti la carta di credito, non la fai mettere fuori dal sito, ma la fai mettere addirittura all'interno del sito. Per i non sviluppatori, cioè una pagina dentro una pagina. Una pagina, esattamente questo, cosa fa? Aiuta il cliente ad essere sempre più all'interno di un processo di acquisto che avviene sempre sul sito del merchant e tutto si conclude lì.
Quindi semplificazione all'estremo. Mobile? Assolutamente sì. Anzi, oggi il mobile è molto spinto, gli ultimi dati dicono che è sempre in una crescita esponenziale l'utilizzo di device e smartphone per fare acquisti e-commerce, ma ancor più la diffusione del pay by link sul punto vendita. Mm. Pay by link, quindi l'invio di un link sul cellulare del cliente per concludere un acquisto contactless sul punto vendita. Difatti anche noi abbiamo delle soluzioni proprio per il punto vendita fisico che hanno questa tecnologia, dove il cliente ha la possibilità di dilazionare istantaneamente tramite un pay by link sul punto vendita fisico. Interessante, insomma, è portare ufficialmente l'e-commerce all'interno di esatto. Omnicanalità. Omnicanalità, che è la parola chiave esatto. Che ogni e-commerce manager ha tatuato sul proprio braccio. Assolutamente. Senti, per concludere, voi siete patron anche di Netcom Award, del premio per le eccellenze e-commerce italiane. E che cosa vi aspettate da questa 12ª edizione e come contribuirete, insomma, anche alla formazione, anche l'incontro di vincitori di categoria, vincitore assoluto e anche tutti i partecipanti? Ma allora, intanto la presenza di Floa, diciamo in tutto quello che è il mondo Netcom, quest'anno è importante per noi, siamo in una fase di lancio sul mercato italiano, come dicevo, quindi siamo stati sponsor al Netcom Forum, siamo sponsor al Netcom Award, ma questo per accompagnare, diciamo, anche quello che è il mondo e-commerce in questi eventi che sono e che premiano l'eccellenza, no? Nel mondo e-commerce e in tutto quello che è il retail digitale. E per noi vuol dire far vedere che siamo un player sul mercato, che siamo presenti con le nostre soluzioni e vogliamo aiutare il mercato stesso a crescere. Non soltanto quindi crescere la nostra notorietà, ma proprio il mercato stesso. Quindi aiutare anche le soluzioni che sono presenti ad avere quella funzionalità in più che sarà proprio da game esatto. Changer, cioè proprio bella importante. Va bene, grazie mille. Assolutamente, è stato un piacere.